un sottofondo musicale che ci porta a uno spazio. Ospite in studio Leopoldo Mastelloni, benvenuto. Buongiorno. Un po' di allegria, un po' di musica. Un po' di vita rosa per cominciare questa mattinata, devo dire. Anche positiva, abbiamo sentito parlare d'amore, ma qui ce ne sono 87 di amori. 87 amori sono 87 brani della mia carriera, possiamo dire, dal 1970 a oggi. Ho deciso in questi 4 CD di raccogliere tutto quello che ho fatto musicalmente. Molti li ho rivisti vocalmente, però ci sono arrangiamenti di prestigio come quelli della Rai con Gianni Ferrio, dalle trasmissioni di Falchi, poi ci sono molte cose del teatro mie, ci sono delle canzoni di Padroni Griffi, insomma c'è tutto un mondo musicale molto vasto. Però hai fatto talmente tante cose che neanche in 4 CD entrano tutte. No, perché ce ne sono altri 2 che devono essere messi. Però vediamo prima questi 4, perché è un'avventura anomala per me, perché chiaramente come attore di solito non si incidono le cose non cantate oppure in poesia. Invece, siccome la mia vocalità nel tempo è diventata più forte, più consapevole di quella che è l'emissione vocale, ho voluto anche fare cose ardite. E poi ci sono le mie riscritture su musiche famose, ho rifatto anche delle canzoni di Pasolini, le ho riportate nella mia lingua in napoletano, ci sono tante canzoni straniere. Una curiosità, c'è una bellissima canzone di Peggy Lee che poi aveva ripreso in italiano Ornella Vanoni, che ho rifatto in napoletano come se fosse la storia della mia città. Insomma, mi sono molto divertito. Cantare a quest'ora, però quest'ora non ti puoi sottrarre. No, non mi sottraggo, però mi perdonerai. Assolutamente sì. Allora ti canterò un pezzettino di una canzone famosissima scritta da Califano e da una persona non ricordata abbastanza, che è lei, maestro, perché volevo presentare il maestro Bruno Martino, che è stato un grande autore, il mio maestro è di Santo Enzo. È di Santo Enzo, guarda come è a scuola. Enzo di Santo, maestro, siamo a scuola così. Prego, grazie. A voi. E la chiamano estate, questa estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui vicino a me? Le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano e la chiamano estate, questa estate senza te. La mia voce mi aiuta anche nelle raucedini. Allora, parliamo di provocazioni. Oggi il tema è la provocazione musicale. Qual è stata la tua provocazione più grande? Che abbiamo la provocazione più grande è stata Ambiguità, TG2, redazione TG2, di tasca nostra. L'antesignato mi manda Lubrano, mi manda Rai 3. 4 giornalisti, Gentiloni, Cortese, Mariella Milani e Trombetta, decisero che io dovevo presentare questa trasmissione. Mi fecero fare una sigla che andò in classifica battendo ai cantanti, e Ambiguità poi vinse anche il premio come la migliore sigla televisiva di quell'anno. Un'altra provocazione musicale invece degli anni 80 è di Alberto Fortis, che in questo momento è collegato con noi da Milano. Buongiorno.